Fare del cicloturismo un segmento fondamentale per lo sviluppo delle aree interne è la mission della ciclovia dei Parchi della Calabria, ma anche del Pollino, che sulle due ruote punta per valorizzare il turismo lento per una migliore fruizione dell'area protetta. Presentiamo e consegniamo a tutti i cicloamatori d'Italia, d'Europa, di ogni parte del mondo un'infrastruttura che attraversa uno scenario straordinario realizzata con grandissima competenza e con grandissima professionalità, e io mi auguro che possa essere fruita al meglio. A Campotenese è stato inaugurato il nuovo tratto di ciclovia realizzato dall'ente parco con i fondi della Regione Calabria, che recupera l'ex tracciato della strada ferrata che arriva fino a Morano Calabro. Grazie ai fondi messi a disposizione dalla Regione Calabria noi vogliamo proseguire, c'è già il finanziamento pronto per arrivare fino a Mormanno, e poi con la nuova programmazione noi ci auguriamo, con i fondi del PNRR o piuttosto i fondi europei, arrivare fino ai confini della Basilicata. E dall'altro versante, dato che questa ciclovia arriverà a Morano e poi da Morano a Castrovillari già c'è un tratto di ciclovia realizzato, arriveremo, l'ambizione è arrivare fino a Civita, quindi è un sogno, ripeto, che si concretizza. Prima un'idea, poi un progetto, ora una solida realtà. La ciclovia dei Parchi attrae centinaia di cicloturisti che da tutto il mondo scelgono la Calabria per scoprire una realtà inedita. Oggi aggiungiamo valore a questa grande infrastruttura che attraversa i quattro parchi terrestri regionali, dal Pollino all'Aspromonte, passando per la Sila e passando per le serre che rappresentano il cuore della Calabria. Si punta ad un turismo lento che può fare dello sport un volano importante per la rinascita di un territorio. Vogliamo fare in modo che lo sport si leghi al turismo, alla tradizione e alla cultura. Un nuovo modo di vivere le aree interne, ricche di cultura, borghi straordinari e affascinanti, gastronomia e identità, da scoprire pedalando senza fretta mentre si ammira una natura meravigliosa e suggestiva.